Ciao amici, sono Mauro Otti di Mauro, vi chiederete cosa sto facendo con la trivella in mano, ma ne sto inventando un'altra delle mie, non c'è niente da inventare, hanno già fatto tutto prima, bisogna soltanto rimettersi dietro e provare a fare qualcosa. Dalla prefazione che avete visto, il pre-video, eh, si capisce cosa sto andando a fare, quindi ora io vado a praticare dei fori con questa trivella manuale dell'altezza della trivella stessa adesso vediamo a misurarla anche così almeno tanto poi una parte si richiude quindi questa trivella è alta con la punta tutta compresa 25 30 cm quasi ad un passo laterale così circa ne faccio un altro e così via seguendo la linea della fissella che ho messo apposta ok. Vi state ancora domandando cosa faccio? Ve lo dico subito: semina mais a postarelle, la semina a postarelle si è stata abbandonata o dimenticata perché. Oggi questi lavori si fanno con le seminatrici e hanno poi iniziato a fare tutte le file molto fitte e quindi quello che noi vediamo oggi nell'agricoltura nell moderna non sono certo queste cose qua. La semina a postarelle a 60-70 cm, io faccio il passo misurato ai 70 e 70 sono le file quindi viene un 70 quadrato avremo delle linee anche incrociate diagonalmente però in ogni singolo buco che io vado a fare non metto un seme solo ma ne metto 5 6 un pugnetto se nasceranno tutti e quando nascono vengono delle posterelle di mais appunto i quali si impollineranno comunque tra di loro avremo perché il problema di quando sono molto distanti sta nel fatto che probabilmente nell'impollinazione se la pannocchia stessa non impollina eh, la sua stessa pianta potrebbe fare anche un'impollinazione incrociata. Però se sono più vicine funziona meglio questa cosa. Per esempio un mio amico esperto di mais mi dice sempre di evitare la singola fila. Devi farne, piuttosto che farne una sola lunga, di farne due parallele più vicine. Questo per aumentare la la possibilità di impollinazione appunto una volta pronti tutti i buchi si può procedere con la semia All'interno dei fori dopo aver fatto cadere dentro i semi, quindi i semini di mais, probabilmente metto il del compost, quindi porterò a mezza carriola di compost, due badilate, io le butto nel foro e richiudo e basta. Dunque, amici, allora abbiamo ripreso nella seconda fila e in questo caso non vado a farli paralleli agli altri, ma li faccio a metà dell'altro spazio che rimane tra un foro e l'altro. Quindi, in pratica, vado a creare dei triangoli, la distanza risulterà sempre qui distante anche sulla fila però avremo anche una certa regolarità sulle diagonali e vi ricordo ho sentito un rumore non è che il mio cane sta scappando no adesso andiamo a vedere cosa vuole fare e praticamente vi ricordo stavo dicendo che questa è la semina a postarelle Prima procedo con tutti i fori, poi ci mettiamo a, a seminare. Ok, amici, dunque io i fori li ho finiti. Vi dico che sono 45 fori con la trivella manuale che io ho fatto. In questi fori, come dicevamo, eh, dunque, sono distanziati 70 cm circa uno dall'altro, quindi 70 sulla fila, 70 tra le file l'unica differenza che sono alternate quindi formano quasi 70 comunque più o meno anche lì sulla diagonale viene una triangolazione abbastanza regolare non ho quindi allineato tutte le file ma le ho fatte sfalsate in questo modo ci sono file da 15 fori ogni fila per 3 fa 45 appunto la semina che andiamo a fare è una semina a postarelle si chiama così proprio perché per ogni postarella di queste io butto giù 3 5 semi in questo modo nel buco senza guardare se sono tutte dello stesso li mischio con la mano e quindi poi alla fine la tentazione è quella di eh, di, di, mettere in modo piuttosto, cioè di cercare di alternarli ma col 5 non è possibile verranno sempre dispari però non fa niente perché non dovrei neanche guardarle in questo caso allora Ecco, una cosa che volevo dirvi così molto simpaticamente, per esempio, è che io metto il, il telefono in modalità aereo per non essere disturbato dal telefono quando vi bip e le varie notifiche quando sto facendo il lavoro. E poi per assudo metto in modalità aereo per essere disturbato dagli aerei. Questa veramente è una cosa incredibile. Quindi vabbè, fa niente. Questo era giusto per, per dovere di cronaca. Adesso io le faccio cadere dentro così tranquillamente, non guardo neanche come si mettono, se stanno in ordine, se non stanno in ordine, tanto poi la pianta quando viene fuori si aggiusta da sola. Sono un po' profondi in effetti perché voglio sfruttare una, un fattore che è quello di dargli un po' più di tempo per trovare luce. Rafforzarsi eh, fuori terra, quindi si rafforzano poi dopo le radici e poi, una volta fuori terra, dovranno andare. Non escludo di fare anche un tentativo, magari su una sola fila. Una volta che loro sono fuori terra, a fianco seminerò dei fagioli rampicanti, magari anche solo due o tre fagioli, per vedere se quella che usavano fare i nostri vecchi, che era appunto la semina eh, consociata tra mais e fagiolo, perché il, il mais farà da tutore e da legamento appunto a questo fascio di, di, di questa postarella di mais poi farò eh, anche un paio di file a postarella di girasoli perché io adoro i girasoli e eh, mi piacciono veramente molto probabilmente faccio anche i quattro angoli adesso eh, faccio qualcosa un po così di, o lì dove c'è l'omino il mio spaventapasseri per cui va bene adesso io andrei avanti eh, sono arrivato fino a metà qui termino la semina di questi in questi fori dopodiché sposto la fotocamera da un'altra parte un'altra informazione che volevo darvi è questa non è una semina per avere una produzione di mais ma io da queste tre file conto di salvare il mio mais che avevo già eh, ridistribuito anche in altre occasioni ad altri amici ho intenzione perché dopo la sospensione dei lavori della braia non ho più avuto l'occasione di, di fare anche mais eh, e la mia polenta quindi ecco a quel punto la mia intenzione è proprio quella di salvare i miei semi e eh, in questo caso avere della semenza in più ancora dopo da queste tre file, sono 45. Eh, fuori, vi dico subito perché io sono ignorante, allora devo usare la calcolatrice. Sono 225 piante, se va tutto bene, da 225 piante non facciamo una produzione di mais da farci la polenta. Salviamo la semenza, sceglieremo le migliori, quelle più forti, poi quando nascono io andrò a segnare con il fiocchetto quelle che mi interessano, quelle che sono nate più basse, quelle che sono nate eh, che danno, magari hanno una, una pannocchia doppia o tripla, addirittura le porta tutte a compimento. Quindi ecco, diciamo che il monitoraggio deve essere fatto un po' in quella maniera lì. Eh, facciamo una selezione sul campo, fare una selezione sul campo è fondamentale. Perché una volta che è stata fatta la selezione sul campo abbiamo veramente delle piante forti e possiamo in questo caso riprendere i lavori per, per la semina su larga scala. Ci vogliono due o tre anni ancora per riprendere in mano la situazione. Diciamo che questo è solo l'inizio. Ora, nel lavoro che io devo andare a fare in questo momento è quello di richiudere le buche e per farlo devo. Eh, come avevo detto usare il compost io lo uso in questo modo adesso passo tra la fila vediamo un attimino di non fare danni butto giù una badilata di, di compost e richiudo una badilata una punta di badile e poi richiudo con la sua terra stessa In questo modo abbiamo dato anche, diciamo che in linea di massima non è un problema perché comunque il, il terreno era già molto fertile perché fermo da diversi anni, non aveva subito lavorazioni, non aveva, è, stato, è già fertile di suo, cioè abbiamo a che fare con un terreno comunque con una certa, un certo livello di, perché anche quando trinci, l'erba e poi la lasci lì continua a fare questo humus naturale in superficie che non ci crea sicuramente problemi di fertilità di questo suolo si riprenderanno probabilmente le erbe spontanee io dovrò controllarle perché purtroppo quelle ci saranno ed è inevitabile perché abbiamo già detto nella preparazione di questo campo per le patate l'avevo già detto nel video delle patate era un campo da fieno per cui qui ci si faceva proprio erba poi una cosa che non vi ho detto per esempio che se la sentite vi scandalizzate è che io questo campo perché non avevo la forza anche economica di continuare a, a tagliarlo ho chiesto a una persona di venire a tagliarlo di portarsi via il fieno perché lo dava ai cavalli perché ai cavalli è venuto una sola volta un macello e poi neanche regalato lo vogliono e soprattutto lo preferisce tagliarlo sulle rotonde giù dalla strada dico scusami se i cavalli potessero scegliere secondo te mangerebbero questo o mangerebbero quello della rotonda giù sulla statale tirate voi le conclusioni amici tirate voi le conclusioni io vi dico che questo è pazzo perché adesso qui non è più venuto a tagliare e a me mi ha fatto fondamentalmente un fastidio e lo vedi giù sulla rotonda che taglia l'erba per i cavalli dove passano le macchine si vede che ai cavalli gli piace l'erba condita già con il monossido di carbonio lì quello che scaricano le macchine non so neanche che cos'è ciao amici dunque il lavoro è finito ho fatto tre file con la semina a postarelle come ha detto durante il video, avete sentito che, eh, in che tecnica ho adoperato. Ho finito di chiudere le, bu le buche dell'ultima dell fila, ho messo il compost, ho bat una battuta sopra quel e ora non ci resta che aspettare e vedere se nasceranno, se nascono tutti. Se nascono tutte sono 225 piante. Dubito che nascano tutte, ci sarà quella più debole, quella più forte. Ora, una volta che spunteranno andranno anche un po' in competizione tra di loro, però lì hanno spazio per andare a cercarsi nutrimento nel terreno. Non si nutriranno probabilmente solo dal compost, da quel poco compost che io ho aggiunto nel buco, ma è un terreno che è fermo da diversi anni, quindi c'è, si è rigenerato, l'erba c'era, quindi ce n'era parecchia vi posso eh, dire anche che eh, i fagioli stanno spuntando non tutti anche loro ma ci sono quelli che partono prima quelli che partono dopo spero che la mini lepre che ho trovato questa mattina che passeggiava all'esterno non abbia anche mh, eh, questa cosa di andare dentro e di mangiarmi i fagioli adesso non so eh, non so come si comportano le mini lepre e non so se mi vanno a cercare eh, di mangiarmi i fagioli sicuro se saltano dentro i caprioli perché qua ci sono, li trovo la mattina quando arrivo, sicuramente me li mangiano. Ho scelto questa postazione sotto i due ciliegi perché avete alle spalle il pezzo del frutteto. E, e non c'è più sullo sfondo la mia ape, arancione, quindi è più bello vedere lo sfondo verde. Vediamo se magari se chiamo Kiba se vuole... Kiba, vieni! Vieni Kiba? Portami la pallina! Adesso vediamo se per caso decide di arrivare, vieni portami il giochino, vieni, eccola qua, sta arrivando, vieni qui amore mio, vieni qua, eccola, ma, eccola. ma dove vai? Eh va a prendere la palla, adesso va a prendere la palla e poi torna, ha capito che la faccio giocare perché prima l'ho sgridata perché era fuori. E allora non voglio che esca, non è che non voglio che esca, non voglio che esca senza il mio consenso, quindi gli ho detto torna dentro immediatamente. Poi se la chiamo io che portare fuori, eccola qua, qui vicino. Portamela qua vicino a me. Dai, qui vicino. Ma non ci arrivo fino a lì, maledizione. Dai, guarda qua, dove vai? Là! Eccola lì. Va bene, amici, adesso io faccio quattro lanci con Kiva. Vi saluto se avete seguito il video fino adesso, vi ringrazio tanto. E ricordatevi che potete iscrivervi sempre, le solite cose potete spuntare la campanella, andate sul profilo Instagram perché lì vedete anche le foto sulla pagina Facebook, vedete anche le foto di quello che io poi faccio. Eh, tra poco posterò um, su, um, o domani adesso vedo, una foto di quella ragazza, di quella signora che mi ha chiesto. Eh, di vedere poi le carote, sarebbe stato bello vedere anche, avevo già spiegato quella tecnica, la dinamica lì. Quando io faccio il video lo faccio magari un po' prima, una volta fatto, finito e postato, pubblicato e programmato, non è possibile andare poi a riaprirlo, farlo perché dovrei rimodificarlo e ricaricarlo. Quindi il seguito della semina fatta la vedete se venite a vedere le foto o se saranno oggetto di un altro video, quello sicuro. Quindi non mi dilungo ancora, devo giocare con questa monella qui, dammela a me la mela ciabatta qua, l'ultimo lancio, dai l'ultimo lancio con la fotocamera accesa, vai, e voilà, e lei va, e io vi saluto. Ciao a tutti, grazie, pollice alzato se vi è piaciuto, se no niente. Aspetta amore, adesso arrivo, ma devi andare a prendermi il giochino bello, non questo.